Scolastica fatta da dirigenti, studenti, personale ATA, di SGA, della comunità scolastica ovviamente fa parte della nostra amministrazione comunale, i presidenti dei consigli di istituto di tutte le scuole del territorio, e quindi raccogliamo in questo modo il direttore con molta semplicità, con le cose che sanno fare i nostri ragazzi e rappresentandole un po' quello che sappiamo fare noi dirigenti scolastici. Oggi sono presenti le dirigenti delle scuole, di tutte le scuole del territorio brontese, che le ho presentato poc'anzi, rinnovo il mio saluto, la preside Gina Vellina dell'Ospedalieri di Bronte, la preside Maria Magaraci della Scuola Castiglione di Bronte, Maria Pia Calanna del Radice e la sottoscritta che è anche reggente, come lei sa, del secondo circolo di Bronte. E poi è presente, ma non per ultima, la collega Grazia Emanuele, dirigente di questa scuola fino al 31 agosto, della quale ho raccolto, come si dice, il testimone. Che ha rappresentato per noi tutte dirigenti di questa comunità sempre un punto di riferimento,
un supporto professionale e soprattutto affettivo, perché è stata una grande amica, siamo tutte delle grandi amiche, quindi questa è un'immagine che lei deve portare con sé, direttore delle scuole di Bronte, siamo tutte delle grandi amiche. E siamo tutte molto contente di questa sua visita oggi, una visita istituzionale, ma abbiamo visto che è stato anche un approccio molto, diciamo, mi permetto di dire, molto confidenziale, molto poco formale, però è importante per noi la sua presenza, perché rappresenta il supporto che l'ufficio scolastico ci ha sempre dato. Per me è il decimo anno di dirigenza e devo dire che l'ufficio è stato sempre presente nel gestire le criticità che fanno parte ormai, come lei sa, della quotidianità. La criticità nel nostro lavoro non è un'eccezione, ma abbiamo sempre delle emergenze e devo dire che l'ufficio ci ha sempre supportato con i consigli, tra virgolette, giusto, con delle indicazioni normative specifiche. E adesso ci sono i nostri ragazzi che hanno preparato delle letture che rappresentano un po' i vari indirizzi di questo istituto. Questo, noi abbiamo all'interno di questa scuola il liceo classico, che è l'indirizzo storico. La scuola poi si è arricchita nel corso degli anni con il liceo scientifico, l'IPSIA, il liceo artistico, l'IPSASR, e quindi i ragazzi faranno un po' un excursus di quella che è la storia di questa scuola. Per rispondere un po' alla domanda qual è la scaletta, e poi ci sarà qualche altra piccola cosa di natura, diciamo, piacevolmente ricreativa da parte dei bambini del secondo circolo, e poi non so cos'altro i ragazzi hanno presentato, magari mi faranno una sorpresa. Io voglio lasciare la parola a lei, direttore, o al sindaco, che... Sindaco. Il sindaco mi aveva annunciato alcune settimane fa la visita del direttore ed era veramente molto contento di poterla accogliere nel nostro paese. Sindaco, a lei la parola. Giustamente poi abbiamo pensato che il direttore veniva a casa sua. La scuola, il liceo, ma la scuola di Bronte è casa sua. Cioè, io la ringrazio per aver voluto fare questa visita a Bronte. Bronte è in una situazione molto diversa rispetto a tanti altri comuni. Di questo non sempre si tiene conto, però è la realtà che ci porta a queste considerazioni. Abbiamo un sistema scolastico molto presente, abbiamo delle offerte formative sufficienti per dire non c'è motivo di andare fuori, e questo funziona anche nel senso che dai comuni vicini noi abbiamo un'affluenza molto consistente di giovani che vengono a studiare a Bronte. La mia sorpresa fu nell'anno della pandemia, nella confusione generale cercai di capire ma quando sono questi ragazzi che vengono di fuori. Erano 532 sono una enormità, perché ogni mattina c'è da fare fronte a questi ragazzi che arrivano di fuori. Io penso che tra le scelte intelligenti e rivolte al futuro
sia stato quello di puntare sul sistema scolastico a Bronte. Sistema scolastico che è stato anticipato dal venerabile Capizzi, fondatore di questo edificio, fondatore del liceo, sicuramente un apripista rivolto al futuro. E Bronte non se ne ricorda molto, tanto che penso sarebbe giusto dedicare un giorno al venerabile Capizzi, che in qualche modo ha cambiato la storia del paese. La storia del paese cambia con questo edificio scolastico, che inizialmente per il periodo che viveva era una nobiltà, era una scelta che portava giovani di tutto il meridione a studiare qua. Abbiamo avuto anche un ex ministro che venne a studiare qua. Abbiamo avuto tante personalità che si sono formate in questo liceo. E allora è giusto che si continuasse questa realtà che appartiene al paese. In qualche modo siamo state fortunate. Abbiamo avuto sempre dei presidi che gli hanno dato l'anima, il proprio essere, una devozione assieme ai tanti insegnanti, assieme a tutto quello che fanno e per cui io li ringrazio tutti i giorni per questo contributo positivo che danno alla comunità brondese. Allora la sua presenza qua oggi è un riconoscimento alle attività che vengono svolte in questa realtà comunale e un incoraggiamento a fare sempre meglio. Siamo certi che la sua presenza ci aiuterà, dove è possibile non mancherà il suo sostegno, ed io la ringrazio sentitamente per tutto quello che lei potrà fare per Bronte. Grazie. Grazie al sindaco che delle sue parole, un saluto a tutti i presenti qui oggi, un grazie alla dirigente scolastica dottoressa Spitaleri che mi ospita qui oggi, assieme alla professoressa Giuliano che mi accompagna qui oggi dell'ufficio scolastico territoriale. Un saluto a tutti i ragazzi, ma un saluto ai dirigenti scolastici, al personale docente, al personale amministrativo che svolgono la loro attività con passione e nelle difficoltà e nelle emergenze che ci sono ogni giorno. Un saluto anche all'assessore che qui mi ha accolto all'istruzione del comune di Bronte. Devo dire che dovevo venire da un po' di tempo a Bronte, non per mia volontà, ma purtroppo per varie vicissitudini. Noi sappiamo che l'ufficio scolastico territoriale ha bisogno molte volte, troppe volte, del dirigente, diciamo. La professoressa Giuliano dice facciamo a meno del dirigente, però davvero ci siamo trovati in difficoltà negli ultimi anni perché il personale purtroppo era ridotto ai minimi termini. Ora sono arrivati dei nuovi funzionari, ma davvero ci voleva un'attività proprio sul posto per poter andare avanti,
per mandare avanti, per gestire tutte le scuole della provincia. La mia presenza qui oggi vuole significare che l'Ufficio Scolastico Territoriale è presente ed è vicino a tutte le scuole della provincia, alla comunità di Bronte come a tutte le scuole della provincia. Sto cercando di visitare le varie istituzioni scolastiche per far vedere che in realtà di fronte a voi non avete come Ufficio Scolastico Territoriale solamente qualcosa di distante, ma delle persone che vengono, che si impegnano ogni giorno per poter fornire un servizio non solo alle scuole, ma anche alla numerosa utenza che noi abbiamo. Voi pensate che in quest'anno scolastico, nel periodo di estivo, quando il periodo dovrebbe essere il periodo più tranquillo per tutti, noi lavoriamo in maniera incessante per avviare l'anno scolastico. Pensate, abbiamo nominato circa 4.000 docenti non di ruolo, 2.000 docenti di ruolo per via delle varie mobilità e assegnazioni. Ora ricominceranno di nuovo gli organici. È un'attività molto complessa, però complessa è pure l'attività delle scuole, e lo sappiamo e ce ne rendiamo conto, non è semplice. Io devo fare un ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici che si impegnano, perché gestire oggi una scuola non è semplice, e neppure per i docenti è semplice. Non sappiamo più l'insegnamento come una volta, ormai ci sono i progetti, ci sono i PON, ora c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sono dei fondi, ci sono delle responsabilità, però tutto quello che facciamo lo facciamo per i ragazzi che sono qui presenti oggi, lo facciamo perché loro possono godere appieno della scuola e possono avere una scuola al passo con i tempi, per fornire loro poi quelle conoscenze e competenze che gli serviranno poi nel loro futuro. Quindi quello che voglio dire io è che siamo tutti qui, tutti operatori della scuola, dal dirigente dell'ambito territoriale ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, a tutti coloro, ai rappresentanti del Consiglio d'Istituto, tutti uniti all'amministrazione locale, a tutti siamo uniti perché loro possono godere appieno del diritto allo studio e possono essere sempre formati nel migliore dei modi. Per far questo bisogna impegnarci, bisogna formarsi, non facciamo sempre che abbiamo aggiunto il top, perché mai non l'abbiamo raggiunto, perché c'è sempre la possibilità di migliorarsi in qualsiasi cosa che facciamo. E quindi questo vi esorto, ringrazio i ragazzi, sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza nei limiti delle nostre forze e delle nostre possibilità. Sapete che comunque all'ambito territoriale di Catania troverete sempre le porte aperte per qualsiasi vostra esigenza. Quindi grazie dell'accoglienza. Sempre grazie a lei, direttore, a tutto l'ufficio territoriale, a tutti gli uffici dell'ambito territoriale, per il tramite della sua persona. Qui abbiamo poco fa, ho ringraziato la dottoressa Giuliano, che è una delle tante figure che si dice sempre ci supportano e ci sopportano, perché penso che quando voi vediate i nostri numeri di telefono a volte dice un'altra volta, ma quante volte mi ha chiamato. Comunque è vero che abbiamo sempre bisogno del vostro supporto. Come dicevo prima, lei oggi è venuto qui al Capizzi perché insomma magari è la sede centrale storica del nostro paese, della nostra comunità, e ribadisco che comunque noi siamo un'intera comunità indipendentemente dall'appartenenza di ciascuno di noi come dirigenti scolastici. Vorrei chiamare le mie colleghe e amiche dirigenti per un saluto personale al nostro direttore, la collega Avellina, Calanna, Magaraci e la collega Grazia Emanuele, che vorrei, anzi, che si sedesse accanto a me. Io dico sempre che la voglio sempre accanto. Continuiamo noi tutte ad avere un bellissimo rapporto di continuità, che innanzitutto affettivo, ma professionale, di cui la dobbiamo, infatti io la ringrazio sempre,
la cerchiamo tutte noi sempre, la vogliamo sempre accanto, perché chi è persona di scuola, docente, amministrativo, dirigente, sempre quella rimane. Cioè si rimane per sempre. La dottoressa Emanuele. Adesso non ha bisogno di presentazione, dottoressa Emanuele ha dato tanto per la scuola e davvero lei si avvicinava all'ufficio più che noi. La vedevamo spesso, era sempre presente. Io non la volevo presentare, volevo ribadire quindi, il nostro rapporto e soprattutto quello che continuiamo ad essere tutti assieme. Grande dirigente. Sì. Come facciamo a girare questo microfono? Ditemi voi. Visto il direttore come siamo noi informati, ma nelle altre scuole dove è andato che erano tutti perfetti, organizzati. No, noi siamo molto così. Alla molto mano. Allora, direttore, finalmente oggi si sono materializzate due figure per noi importantissime. Il dottore Grasso, perché è il dirigente del nostro ambito territoriale, ufficio 7 dell'USR Sicilia, e la professoressa Angela Giuliano, che, con la quale abbiamo un rapporto continuo, telefonico, tutte quante noi, perché si occupa di un settore molto importante all'ambito territoriale, e cioè della disabilità. Per cui qualunque nostro bisogno, davvero una persona sempre presente e disponibile. E davvero, dicevo il direttore poco fa, che in particolare, senza nulla togliere a chi li ha preceduti, ma col dottore Cappello e la dottoressa e la professoressa Giuliano siamo da ormai 3-4 anni che il sostegno nelle scuole funziona benissimo. Quindi penso di rappresentare anche il loro pensiero. Quindi si sono materializzati, Emilio Grasso, noi lo leggiamo sempre in tutte le circolari, finalmente oggi ce l'abbiamo qua, oppure sempre online. Ma ci siamo visti in passato. Sicuramente, prima del Covid. Questi anni sono stati anni molto difficili, quindi non solo per noi come scuola, ma indubbiamente anche per l'ambito territoriale. Sappiamo bene tutti quanti noi della scuola, direttori amministrativi, dirigenti, i docenti, soprattutto i docenti, che hanno, noi abbiamo, diciamo, ci siamo occupati dell'aspetto, insomma, tutte le comunicazioni all'USCA e quant'altro, quarantene, ma in classe c'erano loro, quindi davvero abbiamo vissuto delle cose che speriamo ormai siano un lontanissimo ricordo e che non tornino più. Quindi grazie ai nostri meravigliosi studenti, i direttori amministrativi e tutti gli uffici di segreteria, i collaboratori scolastici, quindi tutte le figure indispensabili. Noi siamo in un comune, dottore Grasso, dove il nostro assessore è sempre, sempre, sempre presente, è anche una docente, ma poco importa, tra l'altro è una docente della mia scuola, ma non si occupa particolarmente con occhio di riguardo della mia scuola, è sempre presente, qua lo possono confermare tutti, e per qualunque cosa lei interviene, ma proprio interviene lampo stampo, quindi di questo sindaco possiamo essere felicissimi, e anche l'ufficio tecnico, precisiamolo. Detto questo, io dirigo il circolo didattico Nicola Spedalieri, anche questo è un circolo storico del centro di Bronte, e porto naturalmente il saluto di tutta la mia comunità scolastica. Quando sono uscito ho detto ai miei assistenti amministrativi: cosa volete che vada a dire al nostro direttore? Ma se ci può aumentare lo stipendio? Dico, vabbè, questo non è nelle sue competenze, perché l'avrebbe fatto di sicuro. Quindi la saluto a nome di tutta la mia comunità e passo la parola a Maria per la scuola secondaria e a Maria Pia per il Benedetto Radice. Buongiorno direttore, buongiorno professoressa Giuliano. Io mi scuso se magari tossisco, però oggi, mi creda, non sto molto bene. Ma sono presente perché ci tenevo veramente. In ogni caso io confermo tutto quel che ha detto la mia amica Gina per quel che riguarda la presenza costante giornaliera dell'ente comunale di Bronte. Non me ne sarei andata da questa scuola dopo 8 anni, 9 anni di viaggio,
viaggio ogni giorno, io vengo da Francavilla di Sicilia, provincia di Messina, sono ancora ben felice di stare in questa comunità scolastica proprio perché c'è il lavoro cooperativo con noi, dirigenti scolastici, il lavoro cooperativo con il comune di Bronte e il lavoro ovviamente con il personale ATA, personale docente di tutte le scuole di Bronte. Io sono abituata, mi piace molto lavorare con la condivisione e in questo ambiente ho trovato, diciamo, la mia famiglia. Questo è il motivo per il quale... No, lei poi un pensiero a parte, perché è stata tra l'altro la mia mentor, io per me è stata, diciamo, la guida al primo anno, sì. Noi ci sentiamo ogni mattina da otto anni nonostante... Esatto, sì, io la mattina alle 7:15 sono sempre al telefono con Grazia Emanuele, anche adesso sì, anche adesso che è in pensione, sì, sì, tutti i giorni. Chiedo consigli, chiedo, insomma, abbiamo con tutti quanti e le mie colleghe un ottimo rapporto. Io porto i saluti della mia comunità scolastica, del personale docente, personale amministrativo, sono presente con la mia presidente del consiglio d'istituto, la signora Rinato Lupica, e porto i saluti anche dalla DSGA che Tiliuzzo oggi purtroppo non presente. Benvenuto direttore, benvenuti. Grazie Maria, intanto saluto tutti i presenti, tutti intervenuti e ringrazio la dottoressa Spitaleri, la nostra preside, nonché amica, l'ha detto, per il gradito invito. Porto i saluti dell'Istituto Benedetto Radice che rappresento, che mi onoro di dirigere. Oggi siamo qui insieme al presidente del Consiglio d'Istituto, il dottore Leanza, ai rappresentanti del Consiglio d'Istituto, i ragazzi, e c'è una parte dello staff rappresentato dalla vicepreside. Voglio ringraziare il dottore Granzo, il dottore Emilio Granzo, il nostro dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, saluto anche la dottoressa Giuliano, per l'attenzione e la cura che ha posto e continuerà e vorrà continuare a porgere sempre a queste scuole, a questi territori. Territori peculiari, caratteristici dal punto di vista ambientale, paesaggistico, e scuole che sono ricche di risorse umane e culturali e in cui noi veramente ci spendiamo giornalmente. Le nostre scuole superiori, parlo appunto per le scuole superiori, oltre ad avere un'ampia offerta formativa, come ha ricordato il sindaco, accolgono studenti da tutto il comprensorio, anche financo da provincia diversa, quindi anche da Cesarò, da San Teodoro, quindi da provincia non appunto di Catania, la provincia di Messina. Cerchiamo noi di offrire a questi giovani tutto quello che possiamo, quindi cerchiamo di formare dei ragazzi competenti, preparati per le sfide che affronteranno nel post diploma, ma anche cittadini responsabili, consapevoli, cittadini che appunto affronteranno in maniera responsabili appunto tutto quello che sarà la vita appunto dopo la scuola, che non è facile come la vita appunto dentro la scuola. Bronte, pur essendo un'isola felice, come ricordava appunto il sindaco, perché abbiamo genitori attenti, partecipi, sempre appunto collaborativi, abbiamo giovani che si lasciano generalmente guidare e valorizzare. Bronte, tuttavia, diciamo che presenta le scuole superiori di Bronte due criticità particolari. Innanzitutto di tipo strutturale, perché non sempre la città metropolitana, che è l'ente proprietario riguardo alle scuole superiori, diciamo riesce ad effettuare tutta la manutenzione necessaria. E un'altra criticità è rappresentata dal ricambio annuale, che a volte sfiora il 50%, perché essendo un paese di periferia rispetto alla città, e allora noi annualmente dobbiamo fare i conti con un riassestamento ad inizio d'anno che appunto sia di personale docente che ATA, che c'è questo ricambio insomma continuo. Con tutto ciò lavoriamo e continuiamo a lavorare sempre con grandissimo entusiasmo, proprio nell'ottica e nell'obiettivo di formare i nostri giovani. Quindi io sono sicura, sono certa, dottore Grasso, che lei vorrà trarre da questa graditissima visita tutte le opportune sue valutazioni e considerazioni per valorizzare ancora di più i nostri territori e le nostre scuole. Grazie. Io la parola
No, la dottoressa, la dottoressa Galan. No, no, no. Allora, no, no, no. Allora, no, la dottoressa Galan ha detto delle cose importanti anche per quanto riguarda questo continuo ricambio che c'è. Sicuramente non rende l'attività molto semplice, ma soprattutto anche per i ragazzi, perché hanno questo continuo ricambio di docenti che non fa bene per quanto riguarda la continuità didattica. Devo dire che la comunità abruzzese mi colpisce anche per l'unitarietà, proprio sono molto unite i dirigenti scolastici, e questo è merito loro, perché insomma la collaborazione sempre tra colleghi e fra, ma non solo dal punto di vista dei dirigenti scolastici, ma anche dal punto di vista del personale amministrativo, poi arricchisce l'uno con l'altro, ed è importante questo. Noi abbiamo una difficoltà, ma non Bronte, abbiamo una difficoltà che è quella della denatalità, del fatto che abbiamo una diminuzione della popolazione scolastica considerevole. Io mi auguro che noi riusciamo attraverso, perché da questo punto di vista c'è un impegno notevole per la scuola, riusciamo a mantenere questa comunità come è giusto che sia. Però dobbiamo fare i conti anche con questa situazione, quindi poi vedremo un po' come la regione stabilirà. Io spero comunque che, soprattutto in questi territori che sono caratterizzati da una particolare peculiarità, possa continuare l'attività e lo svolgimento dell'attività scolastica nelle istituzioni scolastiche che ci sono, come sempre è stato. Quindi, detto questo, passo la parola alla dottoressa Emanuele, che davvero è un esempio per tutti, per la passione e la dedizione che ha avuto nello svolgimento dell'attività dirigenziale, che sicuramente è stata proficua per tutto il comprensorio brontese, non solo. Grazie. Intanto ringrazio la dirigente scolastica Gabriella, che è arrivata a settembre, per avermi invitata a vivere questo momento, per condividerlo, perché lei lo ha detto prima, aspettavamo la sua visita, lei lo sa, con tanto entusiasmo, per presentarle le nostre scuole. Il momento è giunto e io ho voluto condividere con le mie colleghe amiche questo momento importante per le dirigenti, importante per l'amministrazione comunale, importante per la comunità scolastica tutta nelle sue varie componenti, dai genitori, personale ATA, DSGA e studenti. Perché sa, direttore, avere l'attenzione del direttore dell'ufficio scolastico, visto che quello regionale peraltro è lontanissimo, per le scuole è veramente importante. Per noi, comunità scolastica, io mi sento ancora, e chiedo scusa alle mie colleghe, parte attiva di questa comunità. Loro, devo dire, ci fanno sentire, mi condividono con me le preoccupazioni, anche le scadenze. Lei poco fa diceva si lavora in estate. Accanto a voi in estate ci stanno anche i dirigenti, ci stanno i collaboratori dei dirigenti, ci stanno i DSGA che rincorrono le scadenze di tutti i progetti e gli adempimenti ad essi connessi. Loro hanno detto tutto e quindi io non voglio tediare, anche perché i ragazzi ovviamente vogliono esprimersi e offrire a lei delle performance caratterizzate dall'entusiasmo, anche dalla competenza che hanno. Però la mia presenza qua, oltre che rispetto a lei, al sindaco, alle mie colleghe, è anche una testimonianza dovuta. È un grazie mio personale a chi mi ha accompagnato in questi 13 anni. Perché sa, sono stati tanti docenti, tante, proprio per via di quella. Poi ci sono quelli che ti stanno accanto perché per fortuna sono stanziali. E io a loro, agli studenti, ai docenti, al personale ATA e alle amministrazioni, debbo il mio grazie profondo dal cuore, perché noi abbiamo raccolto delle sfide importanti, ancora ne restano tante da raccogliere. Non ci siamo mai tirati indietro, ma mai per un interesse personale, ma perché i ragazzi potessero esercitare quel diritto allo studio, ma un diritto allo studio che permettesse loro, io parlo in particolare ovviamente delle superiori, ma vale anche per le scuole primarie,
la scuola media, che permettesse loro di raggiungere, di acquisire quelle competenze utili ad affrontare le sfide di un presente già difficile e di un futuro ancora di più. Quindi l'altra sfida che questa comunità scolastica affronterà con lo stesso entusiasmo, con la stessa unità, perché fa la differenza. Noi siamo state sempre unite. Questa comunità scolastica ha goduto di un privilegio unico, che è quello di avere le amministrazioni locali sempre accanto. Io devo dire, pur con qualche limite, anche le amministrazioni provinciali che hanno cercato di supportarci poco, ma comunque alla fine ce l'hanno fatta. Quindi è una comunità capace, questa che è, di andare oltre. E anche a lei, direttore, io debbo il mio grazie. A lei, ovviamente, per lei al tramite all'ufficio. L'ho fatto formalmente con una lettera alla dottoressa Giuliano, insomma ci siamo sentite tante volte come fanno le mie colleghe, perché è vero, l'ambito per noi non è lontano, l'ambito è fatto da persone che accolgono le nostre richieste, in particolare quelle delle dirigenti scolastiche, poi i docenti, il personale, le nomine, però se siete persone, ecco, non entità, con le quali ci siamo potute sempre confrontare. Devo dire che pur nella fatica, e la invito, se mi perdonano le mie colleghe, a farlo anche adesso, soprattutto perché lei sa che quella denatalità a cui lei faceva riferimento purtroppo inciderà non poco sull'organico che viene, e essendo noi comunità di montagna confidiamo non soltanto nel vostro sempre supporto, ma proprio anche nella vostra particolare attenzione. Perché è vero che l'offerta formativa è ricchissima e devo dire anche di grande qualità, la qualità fatta dai docenti prioritariamente, ovvio. Io non ho mai smesso di ringraziare i docenti per quello che hanno fatto, ma non ho mai smesso di amare i miei ragazzi, che hanno raccolto quello che noi offrivamo loro con tutto il cuore. E quindi, direttore, veramente stia vicino e consenta che questa offerta formativa variegata, ricca, possa continuare ad essere. Con tutte le criticità che ci sono, io ovviamente non ho un dato attuale, ma certamente la denatalità, ovviamente, come per tutti, inciderà anche per noi. Quindi nel rivolgere il mio grazie personale a lei e per lei all'ufficio tutto, non voglio nominare nessuno perché tutti mi avete sopportato, non una volta, tante volte. Le mie richieste, le mie insistenze, nel dire grazie ai docenti, tutti, collaboratori miei, personale, proprio il mio grazie, perché hanno reso possibile accogliere le sfide, vincerle, come sono certa che continueranno ad accoglierle e continueranno a vincerle. Chiudo questo discorso dicendo grazie a tutti. Grazie ai miei alunni anche. Ai miei studenti e non per ultimo all'amministrazione comunale. Una sottolineatura me la dovete concedere, ed è quella che se noi abbiamo l'offerta formativa che abbiamo, lo dobbiamo all'attenzione delle amministrazioni. In particolare devo dire che se c'è l'artistico a Bronte e se ci sono, io ad esempio il Capizzi lo deve al sindaco Firarello, fermo restando che poi chi ha rappresentato l'ente negli anni, quindi anche le altre amministrazioni, sono state accanto a noi. Questa è la vera differenza. Quindi auguro a tutti di poter essere sempre una comunità educante, accogliente, sfidante e vincente, perché la vincita di una comunità scolastica è la vincita della società, è la vincita del futuro che si presenta sicuramente articolato e difficile. Grazie. Grazie, posso dire un grazie alla dottoressa Emanuele, che rappresentava le esigenze del territorio, della comunità scolastica di Bronte, e io rispondo dicendo che noi cerchiamo nei limiti del possibile di venire incontro a tutte le comunità scolastiche. Poi voi sapete che quando c'è una situazione di diminuzione degli iscritti
per noi è un problema, perché se abbiamo le risorse di organico sicuramente le diamo, se non ci abbiamo le risorse di organico purtroppo dobbiamo fare i conti con tante situazioni nella provincia di classi con alunni disabili, e quindi c'è una diminuzione ovviamente degli alunni per classe, a situazione di territori o di plessi particolarmente staccati dal centro. Ci sono tante esigenze che purtroppo noi dobbiamo cercare di contemperare. Io mi auguro che l'organico, malgrado la denatalità, possa rimanere lo stesso degli altri anni e possa ovviamente garantire sempre un'offerta formativa che c'è attualmente sul territorio di Bronte, ma come il territorio di Bronte in tutte le altre realtà territoriali. Io vorrei aggiungere qualcosa in merito a questo discorso che mi ero prefissata di toccare magari più avanti o magari in privato. Poco fa ci siamo riuniti qualche minuto e già le abbiamo rappresentato, in pochi minuti le abbiamo rappresentato le nostre esigenze, le peculiarità di questo territorio. La questione della denatalità, io dico sempre alle mie colleghe, noi del primo ciclo la tocchiamo immediatamente con mano ormai da anni. E anche quest'anno stiamo acquisendo le iscrizioni, oggi si concludono. Noi la tocchiamo con mano immediatamente in base ai numeri degli iscritti prima della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. E ancora l'impatto decisivo che c'è stato nella scuola primaria non è arrivato al secondo grado. Sta arrivando al primo grado già, e arriverà e sta arrivando anche al secondo grado, ma un impatto proprio forte come l'abbiamo vissuto noi nel primo ciclo, con tagli di organico e tagli di classi importanti, arriverà purtroppo anche al secondo grado. Questo rappresenta per noi motivo di grande preoccupazione anzitutto perché aumentano poi i numeri di alunni nelle classi e diventano delle classi molto numerose, nelle quali diventa difficile lavorare per i docenti, e noi raccogliamo le loro preoccupazioni. Diventa difficile sia per questioni strutturali, perché è chiaro che con le questioni strutturali non ci dobbiamo fare i conti, e sia proprio per la gestione, per le attività di insegnamento e apprendimento, e laddove c'è anche una significativa presenza di alunni con disabilità diventa ancora più problematica. Problematica non per la presenza degli alunni con disabilità, ma proprio per la gestione degli spazi, è chiaro che. Quindi ci facciamo i conti quindi anzitutto con la gestione, e poi se ce lo consente, perché lo sa direttore, molto spesso qualcuno, come l'ha detto a me lo hanno detto, sicuramente anche le mie colleghe, ci dicono: ma che ti interessa se perdi posti? Ma che ti interessa se le persone sono perdente posti e se ne devono andare? Ma invece a noi interessa, perché non sono numeri, non sono il docente di quella classe di concorso, il docente della primaria, il docente dell'infanzia, sono persone, ciascuno di loro, che passa nelle nostre aule, che passa nei nostri uffici di presidenza, lascia sempre qualcosa, ci lascia un pezzetto della propria umanità, oltre che della propria professionalità. Quindi, direttore, io questo glielo volevo sottolineare, perché a noi importa delle persone e importa anche cercare di mantenere integro quanto più possibile l'organico, anche per tutelare, soprattutto per tutelare la continuità dei nostri ragazzi. Lei lo sa che è una delle criticità maggiori. E per anche... tenerci, perché siamo un pochino egoiste, le professionalità preziose, i bravi docenti che abbiamo avuto la fortuna di avere nelle nostre scuole. E poi, direttore, io glielo dico perché lei, io spero che lei ai tavoli negoziali dovrà la possibilità di rappresentare e di portare la voce dei dirigenti scolastici, la questione del ricambio continuo dei docenti di sostegno per i nostri ragazzi e le nostre ragazze speciali. Quello rappresenta una grande criticità, una grandissima criticità. E avrebbero bisogno i nostri ragazzi di una maggiore stabilità.
perché è vero che ciascuno arriva con un proprio bagaglio professionale, con una propria, con la propria passione, con la propria voglia di fare, però ci sono delle peculiarità in relazione alla particolare situazione del ragazzo e della ragazza, che la figura di riferimento, dottoressa, è fondamentale. Quindi questo è un altro punto, è un altro punto che ci tenevo a, diciamo, rappresentare, a socializzare insieme a tutta la comunità scolastica, direttore, perché a volte una delle maggiori difficoltà è veicolare alle famiglie, ai genitori questa problematica, perché i genitori ti chiedono conto e ragione, ah, perché il professore, la professoressa, non è spesso facile farlo capire. Certo, direttore, grazie. Però quello che voglio dire io, grazie per l'intervento. È giusto quello che dice, però ci sono delle cose per cui l'ufficio scolastico può intervenire, su altre no. Se ovviamente viene veicolato il fatto che comunque l'ufficio scolastico può fare qualcosa, magari la famiglia si rivolge all'ufficio scolastico, no. E l'ufficio scolastico purtroppo su queste cose, dove ci vogliono interventi normativi che stabiliscono determinate regole, è davvero difficile poi riuscire. Per quanto riguarda anche l'organico, mi rendo conto della situazione. E chi vorrebbe perdere organico? Nessuno vuol perdere l'organico, i docenti, il personale amministrativo che ha in una scuola. Fermo restando che comunque, come ha detto la dottoressa Calanna, c'è un continuo ricambio. Quindi su quello anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stabilito, cioè uno degli obiettivi sarebbe quello di diminuire il numero degli alunni per classe. Speriamo che sia così. Come si interviene anche sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si potrebbe intervenire anche su quello. Lo aspettiamo, lo speriamo tutti, per far sì che comunque le risorse non diminuiscano. E questo in prima battuta lo pensiamo anche noi, perché anche noi viene il compito meno difficile, perché sicuramente andare a diminuire le classi per noi è un compito arduo. Quando lo vediamo soprattutto nelle scuole superiori, quando rispetto all'anno precedente noi abbiamo una diminuzione di alunni e un aumento esponenziale di classi, e dobbiamo andare a diminuire, si dice tagliare, ma è un termine brutto, le classi, perché non perché lo vogliamo fare, ma perché lo dobbiamo fare, perché abbiamo quel budget, per noi il compito è molto difficile e ne faremo volentieri a meno. Quindi grazie comunque per l'intervento alla dottoressa Spitaleri. Io lascio la parola poi a loro, perché già penso che l'intervento è stato. Ringrazio soprattutto anche i genitori, i rappresentanti del consiglio d'istituto che sono qui oggi, davvero. Grazie a tutti. Direttore, sì, è che ci sono tantissime cose che ci vengono da dire. Che sorgono proprio dall'esperienza quotidiana che noi abbiamo, e per questo che poi il discorso diventa complesso. Ci sono, dicevamo, i nostri, in rappresentanza dei genitori ci sono i presidenti dei nostri consigli di istituto. Se qualcuno ha qualche domanda, qualcosa in particolare da rivolgere al nostro direttore, può farlo, o qualche ragazzo, qualche ragazza, qualche studente o studentessa. Nessuno, direttore. Allora, cosa che facciamo, direttore? Siccome abbiamo questi bimbi, no, che sono. Sì, sì, allora no. No, ci sono questi bimbi che sono i bimbi del secondo circolo Mazzini, l'altra mia scuola, che hanno preparato qualcosa, li possiamo far accomodare, e poi abbiamo. Delle letture da parte dei nostri studenti del Capizzi per, diciamo, rappresentare un po' l'identità di ciascun indirizzo della nostra scuola. Facciamo accomodare i bambini? Grazie.
Ora facciamo una breve presentazione della scuola e poi passeremo la parola ai ragazzi dei vari indirizzi che leggeranno delle letture che hanno preparato distintive appunto dei loro indirizzi. Elisea? L'Istituto Venerabile Ignazio Capizzi prende il nome dal sacerdote Eustachio Ignazio Capizzi, nato a Bronte il 20 settembre del 1708 e deceduto a Palermo il 27 settembre del 1783. La sua salma, due secoli dopo la morte, fu traslata a Bronte e riposa nella chiesa del Sacro Cuore. Di umili natali rimase presto orfano di padre e fin da piccolo fece il pastore, accudendo la mandria dello zio. A 11 anni, ancora analfabeta, iniziò gli studi a Bronte, nell'oratorio di San Filippo Neri, e lì continuò con grandi sacrifici, prima a Caltagirone, poi a Lipari, fino al conseguimento della laurea in teologia a Palermo, dove fu anche ordinato sacerdote. Fu un uomo virtuoso, caritatevole, sempre umile e dal multiforme zelo apostolico. Colto predicatore e scrittore, dedicò gran parte della sua vita a favore degli ammalati, dei poveri e della gioventù incolta, e senza guida, per la cui elevazione sociale, morale e culturale spese le sue energie. Parecchi paesi della Sicilia furono testimoni della sua feconda attività apostolica e di coraggiose e ardite iniziative sociali, quale l'edificazione di opere di pubblico vantaggio, come collegi, vicomvitti e istituti. La sua ultima grande opera fu la costruzione a Bronte, sua città natale, di un collegio cattolico, da lui fortemente voluto, affinché gli ingegni non intristissero nell'ignoranza e le coscienze si aprissero a più vasti orizzonti. Come ricorda Benedetto Radice, ove non è scuola, ivi non è vera comunanza civile di progresso. Con le sue suppliche al re Ferdinando di Borbone, Ignazio Capizzi ottenne i finanziamenti e pose la prima pietra del Real Collegio il 1 maggio del 1774. Inaugurato il 4 ottobre del 1778, il collegio divenne da subito punto di riferimento per la formazione dei giovani delle migliori famiglie siciliane. La fama del Capizzi varcò presto lo stretto e si diffuse in tutta Italia. Nel 1886 Ruggero Bonghi, ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia, esaltava in Parlamento le scuole di Bronte come un forum latinitatis, centro di formazione umanistica fra i più prestigiosi in Italia. La straordinaria vicenda delle scuole fondate dal Capizzi attraversa una svolta decisiva nel 1964, quando le scuole superiori del collegio vengono rilevate dallo Stato e si trasformano nel liceo classico statale Venerabile Ignazio Capizzi, che per un trentennio ha proseguito degnamente una tradizione umanistica, la cui presenza a Bronte e nel territorio è ormai entrata nel suo quarto secolo di storia. Il 1 settembre del 2000 nasce l'Istituto Superiore Capizzi, che comprende, oltre al nostro liceo classico, il liceo scientifico e l'Ipsia. Dal 1 settembre 2011 l'Istituto ha arricchito la sua fisionomia con la creazione di un nuovo indirizzo di studio, il liceo artistico, e infine dal 1 settembre del 2016 viene aggregata al Capizzi la sede dell'IPSAVR. L'Istituto Capizzi vanta un luminoso e orgoglioso passato e gode di un prestigio indiscusso nel territorio, grazie alla dedizione, alla professionalità e alla collaborazione di tutta la comunità scolastica. Rappresenta per le famiglie un punto di riferimento nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Intere generazioni di professionisti, infatti, sono state forgiate nelle aule del Capizzi, che ha saputo negli anni adeguarsi alle nuove esigenze della società del terzo millennio e rispondere alle richieste del mondo del lavoro, offrendo a studenti e a famiglie esperienze educative adeguate, convincenti e affascinanti. Ed è per questo motivo che la nostra scuola, oltre ad essere una fucina in cui si formano i cittadini del futuro con lo studio delle discipline previste dai quadri orari ordinamentali, presenta un'offerta formativa ricca di proposte allettanti e diversificate: certamini agoni, certificazioni linguistiche, progetti Erasmus, gare di italiano, fisica, matematica, laboratori musicali, teatrali e molto altro. I docenti e gli studenti del Capizzi hanno saputo fare della propria scuola il luogo di una formazione umana e culturale, seria e profonda, a dimostrazione che non nelle cose, ma nelle persone risiede il valore di ogni progetto educativo. Grazie. Allora, iniziamo con i ragazzi del classico, un brano di Socrate
il panegirico di Socrate e poi chiamiamo i ragazzi per la lettura di Seneca. Salite sul palco. Il passo che stiamo per leggere è tratto dal panegirico di Socrate, retore ateniese del IV secolo a.C. I giochi olimpici del 380 a.C. offrono all'autore la possibilità di pubblicare questa orazione, che si erge al di sopra dell'occasione contingente per diventare una vera e propria esaltazione della grecità come modello culturale per tutto il mondo. Il primato della parola di cui Atene si fregiò diventa dunque primato di un modello culturale che coinvolge l'intera Grecia, faro luminoso di educazione degli uomini di ogni tempo. Isocrate, nel paragrafo 50, esalta quindi la cultura greca, depositaria per lui di un sapere di valore universale. La Grecia ha rivelato all'uomo il valore di ciò che è più specificamente umano, la cultura. È per questo che essere greci vuol dire partecipare della cultura greca, piuttosto che essere semplicemente di stirpe greca. Tosuton da poleloipen, epolis emon, perito phronein kai legein tusallus anthropus. Oste, oitautes matetai, tonallon didascaloi gegonasi. Kai toton ellenon onoma pepoieke, meceti tu genus, allates dianoias, docein enai. Kai mallon ellenas kaleistai, tus tes paideuseos tesse meteras, et tus tes koines fiuseos metecontas. La nostra città ha tanto superato gli altri uomini nel pensiero e nella parola, che i suoi discepoli sono diventati i maestri degli altri, ed essa ha fatto sì che il nome degli Elleni sembri essere non più distintivo della stirpe, ma della spiritualità, e che si chiamino Elleni coloro che hanno in comune con noi la cultura piuttosto che l'origine. Continuiamo ancora con i ragazzi del classico. Sì. Il testo latino che abbiamo selezionato è tratto da una delle 124 lettere di Seneca, filosofo latino vissuto nel primo secolo d.C. e morto suicida nel 65 per volere dell'imperatore Nerone. Le Epistule Morales ad Lucilium sono l'opera filosofica più importante di Seneca, quella in cui egli esprime nel modo più maturo e personale la sua visione della vita e dell'uomo e ci lascia il suo ultimo messaggio. Le Epistole sono una continua, pacata ma insieme appassionata riflessione sui problemi di filosofia morale. L'obiettivo delle lettere è il progresso morale, la miseria dell'uomo di fronte all'avversità della vita, alle passioni e al male, l'importanza della meditazione, il rifugio nella solitudine della saggezza e la partecipazione al destino di tutti gli altri individui, dei quali si postula l'uguaglianza, la difesa della dignità di ogni uomo e la condanna della schiavitù. Nella lunga epistola ad Lucilium 95, nei paragrafi 51-53 che leggeremo, la solidarietà umana ha per Seneca un fondamento naturale e inevitabile. Il filosofo afferma che la solidarietà non è solo parte della natura umana, ma è importante per tutta la società umana, che senza di essa crollerebbe e cesserebbe di esistere. Infatti, Seneca paragona la società umana a una volta di pietre. Se tutte le pietre non si reggessero a vicenda, se non ci fosse solidarietà tra le pietre, l'arco crollerebbe. Allo stesso modo, senza la solidarietà tra gli uomini, la società crollerebbe. Nessun autore antico ha deplorato più di Seneca la follia delle guerre, la voluttà di sangue che trasforma l'uomo in una belva. È troppo poco limitarsi a non fare del male. Bisogna impegnarsi a fare il bene con spirito d'amore, soprattutto a favore di quelli che hanno più bisogno di aiuto. Seneca esorta, infine, a tenere sempre a mente le parole pronunciate dal vecchio Cremete nell'Auton Timorumenos del commediografo Terenzio. Homo sum, humani nihil, a me alienum puto. E c'è altra questio, quomo dominibus sit tutendum, quid agimus, quid amus precepta, ut parcamus sanguine humano, quantulum est in nocere cui debe asprodesse. Magna scilet laus est si homo mansuetus homini est. Precipiemus ut naufragum manum porrigat, erranti via mostret, cum esuriente panem sunt dividat. Quare omnia quae prestanda acquitanda sunt dicam,
cum post in breviter anchilli formula umani offici tradere. Omne hoc quod vides, quod divina atque umana conclusa sunt, unum est. Membra sumus corporis magni. Natura nos cognato sedidit, cum ex isdem et ineadem gigneret. Ec nobis amorem indidit mutum et sociabiles fecit. Illa ecum justunque composuit. Ex illius constitutione miserius est nocere, quam ledi. Ex illius imperio parate sint juvandis manus. Ille versus et in pectore et in ore sit. Homo sum, umani nil a me alienum puto. Abeamus in comune nati sumus. Societas nostra lapidam fornicazioni la similima est. Quae casura nisi in vicem bombsarent, hoc ipsu sustenitur. Ecco un'altra questione. Come dobbiamo comportarci con gli uomini? Che facciamo? Che cosa insegniamo? Diremo che dobbiamo astenerci dal sangue umano. Quanto poca cosa è non fare il male a colui al quale si dovrebbe fare il bene. È un merito ben meschino per un uomo non infierire su un altro uomo. Insegneremo a porgere la mano al naufrago o a indicare la via a chi l'ha smarrita, a dividere il proprio pane con chi ha fame. Perché dovrei dire ciò che va fatto e ciò che va evitato, quando tutti i doveri umani si possono sintetizzare in questa breve formula? Tutto quello che vedi e in cui si raccoglie ogni essere umano o divino è un tutt'uno. Noi siamo membra di un gran corpo. Siamo partecipi per natura della stessa famiglia, poiché composti dagli stessi elementi tendiamo allo stesso fine. La natura ci ispirò il reciproco amore e ci fece socievoli. Essa regolò l'equità e la giustizia. Secondo i suoi principi è più miserevole chi offende che chi è offeso. È un suo comandamento che le mani debbono essere sempre pronte a beneficare. Ci sia sempre nell'animo e sulle labbra quel verso famoso: sono uomo e non c'è cosa umana a cui mi sento estraneo. Che i nostri beni siano comuni. Siamo nati per vivere in società. La nostra società è molto simile a una volta di pietra. Essa cadrebbe se le pietre non si sostenessero a vicenda, sostenendo così tutta la volta. I ragazzi dello scientifico. In questo brano, tratto dal Saggiatore, Galileo Galilei rivendica l'autonomia e il carattere sempre aperto della ricerca, esprimendo piena fiducia nelle possibilità della mente umana, che deve spingersi sempre avanti nella conoscenza, senza sentirsi vincolata dalle acquisizioni di qualche celebre autore. Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel sarsi ferma credenza... Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel sarsi ferma credenza, che nel filosofare sia necessario appoggiarsi all'opinione di qualche celebre autore. Sì, che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso d'un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda. E forse stima che la filosofia sia un libro e una fantasia d'un uomo, come l'Iliade e l'Orlando Furioso, libri nei quali la meno importante cosa e che quello che vi è scritto sia vero. Esalta inoltre la matematica, ritenendola la chiave per conoscere l'universo, in quanto capace di interpretarne i linguaggi, i cui caratteri sono appunto triangoli, cerchi ed altre figure geometriche. Signor Sarsi, la cosa non sta così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara ad intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. I ragazzi, il turno dei ragazzi dell'Ipsia e Ipsaltr. Ragazzi, sul palco il microfono lo deve tenere.
Nel darle il benvenuto, carissimo dottore Emilio Grasso, le vogliamo porgere questo dono, affrontando un tema quanto mai attuale e consono con il nostro indirizzo di studi, il salvataggio del nostro pianeta, tema che affrontiamo in quasi tutto, con quasi tutte le discipline, e che ci ha reso consapevoli che bisogna sensibilizzare tutti verso l'acquisizione di una cultura ambientale. Una cultura che ci permette di capire che se continuiamo a produrre inquinamento scomparirà la vita sulla Terra. E noi glielo presentiamo attraverso questi versi. La Terra si è sentita male di Erminia dell'Oro. La Terra si è sentita male. All'improvviso ha smesso di girare. È debole, triste, molto stanca. Sussurra, l'ossigeno mi manca. Hanno bruciato i boschi, le foreste, l'aria che mi protegge, che mi veste, i fiumi. I mari hanno avvelenato, ho il cuore che non regge, si è ammalato, dice solo alla luna. Che facciamo? La nostra amica come la curiamo? Che fare? Si chiedono le stelle, chiamando in cielo tutte le sorelle. Grida un bambino, ti proteggeremo, alberi, pianti, piante noi semineremo, puliremo i fiumi, i laghi, il mare. Ti prego terra, continua a girare. La terra commossa dal dolore dei bambini, dal cielo, delle viole, riprende a girare piano piano e saluta il sole da lontano. Vattene natura di Gianni Rodari. Le gridarono, vattene natura. Lei si prese di paura, fece il suo fagottello, ci mise dentro l'ultimo berello, l'ultima viola dell'ultima aiuola, e uscì dalla città. E va, pensava. Mi fermerò nei boschi, ma i boschi erano stati disboscati. Mi fermerò nei prati, ma erano tanto piccoli, non c'era posto per tutti gli insetti, i mammiferi, gli uccelli e i tramonti. Vattene natura, e lei se ne andò. In quattro ripiegò gli ultimi prati, come fazzoletti. Lasciò il pianeta HZ, adesso lassù è tutta una città, di verde, ve lo posso giurare. C'è rimasto solo il semaforo, quando non è rosso. E per chiudere allegramente vi presentiamo una filastrocca sul riciclaggio dei rifiuti, una pratica che contribuisce alla riduzione dell'inquinamento. Qui si impara invergiocando, risparmiando e riciclando, per salvare questo mondo in allegro girotondo. L'acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni cosa. Non sprecarla nella doccia e conservarla ogni goccia. Pila, carta e lampadine, vetro, plastica e lattine. Non buttarle tutte insieme, differenziale per bene. Mentre giochi con i colori, puoi scoprire nuovi colori. Il rispetto dell'ambiente, della terra e della gente. Ringraziamo i ragazzi dell'IPSASR e chiamiamo i ragazzi dell'IPSIA. E poi si preparino i ragazzi del liceo artistico. Allora, noi abbiamo scritto alcune delle frasi di scienziati importanti perché servono a rappresentare il nostro percorso di studio. Abbiamo Enrico Fermi con «La vocazione dell'uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi». Non è bene cercare di fermare il progresso della conoscenza. L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. La cosiddetta scienza di cui mi occupo non è altro che l'espressione della volontà suprema che mira ad avvicinare le persone tra loro al fine di aiutarli a capire meglio e a migliorare se stessi. L'energia e la persistenza conquistano tutte le cose, di Franklin. Molti fallimenti nella vita si segnalano da parte di quegli uomini che non realizzano quanto siano vicini a successo nel momento in cui decidono di arrendersi. Edison, non solo perché è una cosa non fa ciò che tu ti aspetti, non significa che sia inutile. Non so come apparirò al mondo, mi sembra soltanto di essere stato un bambino che gioca sulla spiaggia e di essermi divertito a trovare ogni tanto un sasso o una conchiglia più bella del solito. Mentre l'oceano della verità giaceva insondato davanti a me. Newton. Non credo che l'universo si possa spiegare solo con le cause naturali,
e sono costretto a imputarlo alla saggezza e all'ingegnosità di un essere intelligente, Newton. La nostra scuola e il nostro percorso di studi è fondato su questi e tanti altri pensieri di scienziati che hanno dedicato la loro vita all'arte della scoperta. Passione, dedizione e costanza, tutte virtù fondamentali al raggiungimento della conoscenza. Senza la conoscenza il percorso è breve, con la conoscenza il percorso è infinito, perché ogni giorno è fatto di scoperte che ci proiettano verso i nostri traguardi di vita. Concludiamo il nostro intervento con i ragazzi del liceo artistico. Queste parole, cariche di significato, non sono state pronunciate da un eroico magistrato antimafia e neppure da un irreprensibile politico, né tantomeno da un altro integerrimo rappresentante dello Stato, ma da un giovane messo a tacere dalla mafia, Peppino Impassato, giornalista iscritto a Democrazia Proletaria, che nella sua città natale, Cinisi, ha lottato contro Cosa Nostra fino all'assassinio, il 9 maggio 1978. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abbuita con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di com'erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine, la rassegnazione, ma rimangono sempre vivi la curiosità e lo stupore. Queste parole ci hanno fatto riflettere sul valore dell'insegnamento artistico, esprimono il pensiero di molti artisti, poeti, scienziati e pedagogisti. Educare la gente alla bellezza significa educare alla legalità, insegnare ai giovani a rispettare e a difendere il paesaggio urbano ed extraurbano. La bellezza, più di ogni altra cosa, è in grado di aprire gli occhi alle persone e soprattutto ai giovani. Solo la bellezza, quella che trabocca nelle strade, nelle piazze, nelle chiese, nei palazzi, nei musei e nelle tradizioni delle nostre città, è in grado di infiammare i cuori, perché conoscere significa vedere, riconoscere, amare e difendere. L'istruzione artistica va al di là delle conoscenze teoriche e pratiche, mirate solo al raggiungimento dell'opera bella, l'opera da salotto, da mostrare, ma si spinge oltre. La bellezza educa i giovani e la società, favorisce l'espansione della consapevolezza fisica e mentale, facilitando la conoscenza di sé, la fiducia in se stessi e salvando l'autostima, consentendo all'individuo di riscrivere la propria vita. Noi abbiamo concluso, chiamo la dirigente. Ovviamente io ringrazio i ragazzi e le ragazze e i loro docenti, i docenti che li hanno guidati nella scelta di questi passi significativi che dimostrano come la conoscenza non è lineare, perfetta, precisa, ma è interconnessa, è l'esplorazione di vari ambiti teorici, di vari strumenti metodologici e gli indirizzi di studio di tutte le scuole lo dimostrano. Direttore, a lei per un'impressione. Niente, grazie. No, grazie a tutti, grazie ai ragazzi per l'accoglienza, grazie soprattutto ai docenti che sono stati sicuramente, che li hanno guidati, grazie a tutta la comunità brontese. Per me è stato una giornata diversa che comunque ricorderò per un po' di tempo, quindi grazie a tutti. Direttore, io spero davvero perché ci crediamo, perché un po' la conosciamo ma la vediamo, adesso abbiamo la possibilità di vedere proprio i suoi occhi e ci crediamo che lei ha apprezzato questo momento di condivisione con noi, ci ha creduto perché altrimenti non sarebbe qui. Adesso c'è qualcosa da parte dei nostri ragazzi, io invito i ragazzi ad avvicinarsi, i ragazzi del liceo artistico, direttore, sì, questo è per lei, accomodatevi ragazzi.
i nostri ragazzi sì. Ma direttore, sono stati bravissimi, no? Indipendentemente dal fatto che l'abbiano fatto più giovane e più bello, sono bravissimi perché l'hanno fatto prendendo una foto, e quindi e loro sono bravissimi. Questo dimostra un po' i talenti che ci sono nella nostra comunità. I nostri giovani è molto molto riflessivi, profondi, dell'Ipsasre avevano preparato quell'omaggio, che è significativo più che altro, molto molto simbolico. Poi abbiamo gli altri ragazzi, chiamiamo i ragazzi del classico, dello scientifico e della IPC insieme. Magari vi stiamo rubando, direttore, dottoressa Giuliano, vi stiamo rubando qualche minuto in più, ma è per noi è un evento importante. È veramente un momento bello. No. Io riflettevo proprio su questo. Innanzitutto io sono una docente, rimango una docente e mi emoziono quando vedo i ragazzi. Volevo dire questo. E l'ufficio, la norma chiaramente, come dice sempre il dottore Grasso, cioè dà l'opportunità a alcuni docenti di vivere questa esperienza. Io vengo da un'esperienza molto importante, di scuola, di grande passione. Mi sono commossa, devo dire, a vedere non tanto le performance dei ragazzi, ma l'emozione dei ragazzi. Mi ha molto commossa anche quella leggera incertezza che dà il senso dell'umanità, perché spesso i ragazzi sono oppressi da un'immagine di perfezione che in realtà li priva della loro umanità. Quindi cogliere oggi quella leggera incertezza, quel momento di emozione, li ha resi veri, umani, autentici. Quindi è il complimento, secondo me, più bello che si può fare. Poi devo dire anche che riflettendosi, educando, volevo dire questo, così facciamo entrare i ragazzi, è che la parola educante, che ho usato alla preside, no? Una comunità educante. Noi colleghe di italiano, quando spieghiamo il participio, diciamo sempre che è una forma mista, è fatta di verbo, cioè di azione, e di aggettivo, cioè di qualità. Quindi non c'è un'espressione più bella di comunità educante. E penso che qui si avverta proprio fortemente. Quindi ringrazio il dottore Grasso che mi ha fatto vivere questa esperienza e l'accoglienza, veramente affettuosa. Prego! Quello che volete fare... diciamo che è l'omaggio della comunità brontese, perché purtroppo siete mangiati. Allora, questo omaggio grazie, lo dividerò con tutti i collaboratori dell'ufficio scolastico territoriale che oggi sono contento della mia mancanza. Certo. Ma perché sanno quello che porta. E quindi questi, siccome insomma, quindi è giusto, grazie di tutto, però sono cose da... Ma c'è abbondanza. E quindi siccome i dipendenti sono anche aumentati, quindi grazie anche da parte loro per il pensiero. Grazie. Dovesse essere lei, verrà un'altra volta a trovarci comunista. Non vorrei che si appesantisca, poi non lo sappiamo, non ci devono appesantire, ma si sono quindi grazie mille davvero. Grazie.